Aspetta, arriviamo a te. Un attimo. Vai, vai là. Delle novità. Abbiamo fatto. Perché dobbiamo registrare che abbiamo punti di comando non all'altezza della situazione. Come stanno i rapporti in questo momento fra il comitato ed il comune? Io ho quattro necessità che la città vive e che le ultime scosse hanno dimostrato essere. Pozzuoli dice che cosa serve e si fa battaglia politica per ottenere. Guardate, il bradisismo a Pozzuoli non è un'emergenza, è un dato costitutivo del territorio. Dalla crisi del 70 e poi da quella successiva del 73 sono state dette e ripetute le tre cose indispensabili da fare. Allargare la città per la periferia per evitare l'addensamento urbano nei luoghi più pericolosi. Far partire l'aggiornamento della verifica della staticità e della tenuta statica degli stabili alle scosse ripetute, tenere sul territorio un centro di informazione che collegasse ricerca scientifica, amministrazione e cittadini. Queste tre cose li stiamo ripetendo da 30 anni e non sono mai state fatte. No, noi innanzitutto chiediamo un rapporto, diciamo, più diretto, insomma, con l'ente comunale e le altre, diciamo, istituzioni sul piano, insomma, di una comunicazione più attenta, diciamo, più continua rispetto, insomma, alle azioni che si stanno mettendo in campo. Quindi prima di tutto, insomma, di avere, diciamo, certezza di una continua e costante comunicazione con la cittadinanza. La cosa che sta avvenendo, però, noi, diciamo, chiediamo di migliorarla, di essere, diciamo, più diretta, insomma, almeno con le rappresentanze, i comitati, la cittadinanza attiva. L'altra cosa che chiediamo chiaramente, insomma, sono degli interventi, diciamo, precisi in merito, diciamo, alla stabilità, diciamo, degli edifici, quindi avere la certezza che gli edifici pubblici e anche gli edifici privati siano, diciamo, a norma antisisma e dove non lo sono, diciamo, di provvedere, diciamo, a trovare, diciamo, modalità, finanziamenti. Cosa sono fatto in questi due giorni? In questi due giorni, diciamo, oltre a mettere delle tende per qualche strada, diciamo, dei lettini al palatrincone, diciamo, sostanzialmente, diciamo, non si è fatto altro, diciamo, ma insomma non è che potevano fare altro. Qui il problema, diciamo, è storico. Che bisognava potenziare la presenza della ricerca sul territorio.